Gianmarco Vignaroli, un bel duello a distanza con Davide Zanoletti, che qui ha vinto un anno fa. Questa volta l'hai spuntata tu di autorità. Sì, è stato molto dura, nelle salite mi riprendevano, però per fortuna c'erano i pali dove si poteva recuperare. E sì, è stata una bella gara. Dedica per questa tua vittoria qua a Montichiari? La dedico alla mia nonna, che non si sente molto bene, che è all'ospedale, e spero che si rimetta presto, alla mia famiglia, alla squadra e al mio allenatore Alessandro Iori. Alessandro Motta, tra gli esordienti del primo anno, gran bella vittoria, hai fatto una gara sempre in testa. Sì, ho fatto un po' per colpa dei doppiati, così, però dopo sono riuscito a sorpassarlo, sono riuscito ad andare via e così sono riuscito a vincere. Allora, gentilmente, questa è la seconda gara nazionale che fate dopo Maser, a chi va la dedica di questa gara? Sicuramente al mio allenatore e alla mia famiglia. Letizia Motalli, altro grande duello con Camilla De Pieri, questa volta a differenza dell'anno scorso l'hai spuntata tu. Sono riuscita a tenerla fino alla fine e poi ho dato tutto all'ultimo. Questo percorso mi è piaciuto molto perché era abbastanza scorrevole e poi mi sentivo bene oggi. Marta Zanga, dopo il campionato italiano di ciclocross, dopo Maser, Montichiari, altra gara nazionale, altra bella vittoria. Sì, è stata una bella gara, molto dura perché la seconda e la terza erano sempre lì dietro, però sono riuscita a fare la prima salita in testa e a vincere. Ti abbiamo visto camminare un po' male, sei claudicante, cosa è successo ieri? Ho preso una storta, niente di che. Dedica per questa tua seconda vittoria nazionale in mountain bike? Ai miei genitori e a Luca Bramati che mi allena.